Oggi voglio farvi vedere come pulisco il forno. Generalmente non è così sporco, ma ho fatto sì che si sporcasse per bene per mostrarvi il metodo. Utilizzeremo solo prodotti naturali, quindi bicarbonato, aceto di alcol, ma potete utilizzare anche aceto di mele o aceto di riso, ma l'aceto di alcol è inodore, quindi non lascia poi l'odore forte in forno, e acqua. Vi mostro come lo pulisco. Ho qui 300 g di bicarbonato e adesso aggiungerò acqua quanto basta per formare una pastella. Ho sotto la bilancia così da mostrarvi per 300 g di bicarbonato quanta acqua servirà. Parto con 100 g d'acqua e mescolo. Sembra che i 100 g di acqua siano stati sufficienti, quindi ho ottenuto questa bella pastella cremosa, però abbastanza densa, e adesso andrò a spargerla all'interno della superficie di tutto il forno. Eseguirò questa operazione con una spugnetta, prelevando un po' di prodotto e poggiandolo sul forno in maniera un po' più compatta. Io proseguo col lavoro e vi faccio vedere operazione terminata. Come vedete, il forno è ricoperto dalla pastella. Io ho qui l'aceto di alcol che ho trasferito in uno spruzzino e adesso andrò a spruzzare sulla pastella. Le parti in cui spruzzo, vedete che si formano delle bolle, quindi l'aceto sta reagendo con il bicarbonato. Proseguo così per tutto il forno, dopodiché lo lascio riposare per una decina di minuti. Ci vediamo tra poco. Sono trascorsi 10 minuti e adesso vediamo un po' che cosa viene fuori. Qui, se vi ricordate, c'era una grossa incrostazione che è venuta via. Proseguo a pulire tutto il forno. Ovviamente la spugnetta va sciacquata ogni passaggio, insomma. Avete, nel momento in cui eliminate un po' di bicarbonato, così la risciacquate e procedete con il resto del forno. Io vi mostrerò il risultato finale appena termino. Appena finito di togliere il grosso dalla base, e vedete com'è più pulita? Anche la macchia, quella scura che c'era qui, l'incrostazione che c'era qui, è venuta via molto facilmente. Adesso proseguirò sui lati, che come vedete ho fatto un volto incrostare, io di solito non lo tengo così sporco, però era per la dimostrazione. E qui andrò sicuramente con la parte verde della spugna e probabilmente toccherà utilizzare anche la paglietta. Vediamo questo pezzettino qui. Ho provato a pulirlo solo con la parte verde, come vedete si sta pulendo facilmente, quindi proseguirò in questo modo. Ecco qui la situazione, come vedete la maggior parte dello sporco è venuto via. Ora, io l'avevo fatto incrostare parecchio, quindi mi toccherà fare una seconda passata, però ho tolto i lancetti e adesso passo uno strofinaccio asciutto. Guardate il vetro, che meraviglia come è venuto pulito. Del vetro sono proprio soddisfatta. Il forno va fatto una seconda volta, ma questa ve lo risparmio. Asciugo tutto con un buon strofinaccio e lo accendo per essere sicura di aver tolto tutto il bicarbonato, quindi vedere che non mi faccia aloni bianchi, perché se non l'ho pulito bene, cioè se non l'ho sciacquato bene,
verranno fuori degli aloni bianchi. Quindi adesso chiudo. Oh, sono troppo contenta del vetro, non riuscivo quasi più a vedere nel forno, quindi adesso accenderò il forno e verificherò che non ci siano aloni. Ecco qui il forno pulito, anche il vetro come vedete adesso è completamente trasparente. Ci ho impiegato una quarantina di minuti perché ho fatto il secondo passaggio nel forno e in più l'ho riscaldato per vedere se c'era ancora qualche alone bianco, ed effettivamente c'era, quindi l'ho sciacquato ulteriormente. E adesso, terminato questo, passerò al fornetto. Spero che abbiate trovato utile questo video. Se conoscete altri metodi di pulizia naturale del forno, fatecelo sapere. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Ci vediamo alla prossima. Ciao!